tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi oggi voglio farvi vedere un giochino per Android molto molto simpatico, molto molto divertente che io ho scaricato solamente ieri, ma porca miseria! Mi sta veramente facendo passare un pochettino di tempo, diciamo spensierato, lontano, scusate il mio raffreddore, lontano dai giochi un po' più impegnativi quali già conosciamo ragazzi. Sto parlando di Dofus Droop. Ragazzi, come vedete già la schermata dietro di me è abbastanza palese, si tratta di un gioco ironico barra stupido barra ignorante, ragazzi. C'è questo uovo messo così che deve praticamente rotolare giù da una montagna ed arrivare più lontano possibile. Ovviamente non mancheranno gli ostacoli che ci impediranno di rotolare giù, ma avremo anche dei piccoli power up che ci aiuteranno ad affrontarli al meglio. Intanto vi ricordo che è della Curious Lab questo videogioco, in alto a destra voi ne vedete un pezzettino, ma in realtà c'è il logo della Curious Lab. Questa è la schermata iniziale. Prima di andare a vedere, noi possiamo vedere che sotto ci sono delle cose colorate di giallo, diciamo d'oro. Se clicchiamo sul sacchetto di popcorn, ci fa vedere ragazzi che potremmo sbloccare delle nuove cose arrivando più lontano possibile. Ad esempio a 3000 piedi noi sbloccheremo beans, che sono i fagioli. Non sono ancora arrivato a 3000, quindi lasciamo un attimo all'incognito. Poi ci sono invece i trofei, che sono la seconda icona, e come vedete ragazzi abbiamo anche dei trofei qua. La Pami, che ha giocato con il mio profilo, è arrivata quasi a 3000 ragazzi, ma il record principale è quasi 1 milione, mamma mia, non si sa come siano arrivati. Ci sono degli achievements lì sulla destra, degli obiettivi proprio dietro di me che state vedendo. Twinkle Twinkle colleziona 50 stelle in una singola caduta, e noi l'abbiamo preso, ci ha dato questo. Tra l'altro sono trofei che si vanno ad aggiungere al vostro profilo di Google Play, quindi potrete aumentare di livello anche sbloccando questi trofei. Io apprezzo tantissimo che abbiano fatto una cosa del genere. Mentre invece ragazzi nel carrello della spesa andiamo a vedere che cosa c'è. Ah, ci sono le cose che possiamo comprare, perché si possono comprare come al solito degli oggetti per rendere il nostro personaggio più bello, ma credo anche per potenziare la nostra bicicletta ragazzi, e la bicicletta ci servirà all'inizio, dopo vi farò vedere come. Infatti noi abbiamo adesso le ruote, lo state vedendo, wheels vuol dire ruote. Abbiamo Junkers The Roll Kinda, gli dice la descrizione. Praticamente sono due ruote, come vedete, abbastanza rovinate, e per 500 stelle potremo comprare delle ruote un pochettino più rotonde per andare più veloci. Ci sono anche i booster ragazzi, e momentaneamente non ho ancora nulla, ma c'è il Whistling Pete, che penso sia il razzo petonico, che ci servirà probabilmente per avere più slancio. Mentre abbiamo anche i Launchers, che sono... Allora dovete sapere che lui comincia all'inizio su una base dritta, arriva in un punto dove inizia la discesa infinita e si va a inciampare. Quindi noi adesso abbiamo il tronco d'albero, tree stump, non so perché, ah sì, tree vuol dire albero, il pezzo di tronco d'albero che uso quello. Però avevo anche sbloccato il cestino, ma non mi piace, e poi a 800 abbiamo addirittura la rampa, poi ce ne sono altri, vedremo poi più avanti se piacerà. Mentre invece ragazzi sono dei power ups, che sono i fagioli. Praticamente adesso io ne ho uno, poi lo vediamo. I fagioli servono quando ci troviamo in una situazione un pochettino critica o stiamo per fermarci. Prot! Noi swipeiamo, quindi dall'angolino in basso a sinistra prendiamo il nostro bel ditino e fium, tiriamo verso l'alto il barattolo di fagioli. Lui tira un peto violentissimo e va un pochettino più avanti. Poi abbiamo headgear, che sono praticamente i cappelli, abbiamo sbloccato solamente quello con la torta, come vedete io glielo posso mettere o togliere, diciamo che non mi piace, glielo togliamo, lo teniamo bello pulito, e non c'è nessun'altra cosa da dire. Tra l'altro è un gioco che ha pochissima pubblicità ragazzi, giusto tra una partita e l'altra vi appare una pubblicità. Se volessimo toglierla, clicchiamo su ADS e vediamo quanto ci costa. Ci costerebbe solamente 1,06 euro, quindi se dovesse piacervi, perché no, vale la pena farvi due risate anche senza pubblicità. Non stiamo qua ragazzi a perdere tempo, andiamo subito a giocare, ma prima
un bel like, ragazzi, dai, schiacciate quel bottone lì con scritto like, fatemi vedere che vi piacciono i miei video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio. Allora andiamo a cliccare su play e vediamo subito, ragazzi, bisogna cominciare, eccolo qua, questo è lui, ragazzi, ha la lingua fuori, cioè ha i problemi, guardalo qua, devi cominciare a tappare sul telefono per farlo pedalare. Noi stiamo giocando da Blue Tap, quindi con il mouse. Andiamo, guardalo che parte. Adesso arriverà al tronco d'albero. Oh, siamo belli veloce. E pronte, parte la discesa, attenzione. Guardate la scatola, ah, non la vedete la scatola di fagioli. Che brut. Qua, aspetta, questa ho tirato. C'era la scatola di fagioli là nell'angolo a sinistra. Voi non la vedete perché ho lo schermo un pochettino tagliato, ma c'è una scatola di fagioli bella grande. Ma come scende, come scende? Senti l'audio? No, pecca. Questa, vabbè, questa è andata male. 423 metri raggiunti. Vedete, la pubblicità si può skippare tranquillamente. Abbiamo anche poi delle stelle aggiuntive. Se guardiamo una pubblicità in più, ci fa vedere. Ma a noi non interessa. Io voglio farne un'altra. Questa è andata veramente pessima. Il nostro Dofus Drop. Dai, Dofus. Prot. Bene così, abbiamo già i fagioli, ragazzi. Andiamo con i fagioli subito così. Ma cos'è? Bene così che scende, ragazzi. Attenzione. Poi c'ha delle voci. Bene, ha preso la velocità. Ci sono degli occhi, ragazzi, che non si capisce bene. Opla, saltiamo l'occhio. Molto bene, avanti ancora. È già record, ragazzi. No, Dofus, sei veramente un Dofus. Oh mio Dio, sono arrivate delle meteore, non si è capito da dove siano arrivate. E abbiamo un'altra scala di fagioli, ragazzi. Prot, guardalo qua come scende. Abbiamo preso anche sul cerchione, avanti Dofus. C'è una macchina che sta scendendo insieme a noi in questa montagna infinita. Dai Dofus, prendi velocità, grande che ha preso la riusciamo a saltare anche le spine, avanti ancora le altre spine saltate, molto bene. Dai che voglio i fagioli, mi servono. Oh mio Dio, siamo già a 1100, attenzione al forchettone. Abbiamo un'altra scala di fagioli, prot, avanti veloci. Oddio, c'è un carro da spesa. Oh mamma mia, quanto stiamo andando veloci. Aspetta, grande. Siamo a 1700. Avanti. Guarda. No, non ti fermare, Dofus, non ti fermare, grande. Gli occhi lo spingono. E si scende di nuovo, abbiamo ancora i fagiolozzi. Prot, con la scatola di fagioli, ragazzi. Guarda che roba, è già la terza che ci ha dato gratis. Molto bene, avanti. Abbiamo già passato i 2000. Credo che c'era un obiettivo che mi veniva sbloccato a 2000. Oh, la meteorite. Avanti ancora. Bene così, dai, voglio un altro fagiolo. Dai, Dofus. Che fortuna, ancora riusciamo a spostarci dagli spuntoni e si continua a scendere, ragazzi. L'occhio ci dà un'altra bella spinta. Abbiamo i fagiolozzi. Prof, the musical fruit. Bin 5 boost time. Avanti. Siamo a 3000. Dai, rotola, zio Frank. Ah, rimaniamo incastrati purtroppo nella cosa. No, non voglio. C'è lo squalo di salvataggio che ci farebbe prendere. No, non mi interessa. Siamo incastrati così sul forchettone. 3194 piedi. Vediamo un bel po' di stelle. Eh no, non è la Pamina. Questo è Xuder che l'ha fatto. Questo è Xuder, vi fa mettere il vostro nome per la classifica. Non so se sia una classifica vera o, come si dice, fittizia. Comunque io lo vado a inserire, ragazzi. Datemi un secondo. LMNOPQRST. Allora, X. Andiamo sulla I. Xiu. Sammy. Perfetto. Via questa pubblicità. Non ci interessa. Io vado lock da Totally New, Totally Stupid Dofus Video. Voglio vederlo. Perché? È da solo che lo guarda nel cinema. Fagioli. Che schifo. E quindi? Ah. No. No, gli piacciono i fagioli.
Quanti ce n'è dentro? E quindi? E lui giustamente dice, quanti ci sono dentro? Aia, ragazzi. Aia. Cominciano. Boh! Esplode così, ragazzi, esplode così. Ma perché? Ma perché? Il following, no, non mi interessa vedere la pubblicità. Andiamo a prendere così, ragazzi. Beh, io spero che questo Dofus Drup vi abbia strappato un sorriso, ragazzi. Vi consiglio di scaricarlo per farvi un po' di risate e per passare quei 2-3 minuti se non avete niente di meglio da fare e non volete aprire uno dei vostri giochi super mega pesanti, perché i miei sono super mega pesanti. Beh, ragazzi, io vi ringrazio a tutti per essere rimasti qua con me anche oggi. Un bel like, mi raccomando, e noi ci vediamo presto! Ciao!